Ciao ragazze, ciao ragazze, oggi ci sarà un video challenge tag Ingrid Crazy Makeup. Eccoci pronte ragazze con questa sfida challenge tag. Io andrò a utilizzare un rossetto liquido di Clio Makeup, questo si chiama Move On Me. Allora, partiamo subito con gli occhi. Grossa sfida, eh? Vado a prendere un pennello per le creme. Ho deciso di prendere un ombretto in... Oh, un ombretto! Ho deciso di prendere un... come si chiama? Un rossetto liquido perché almeno si fissa, visto che comunque... Ma la cosa bella è appunto... che dobbiamo utilizzare solo ed esclusivamente questo. Quindi, sciambolina. Se no, che sfida potrebbe essere, mia cara Ingrid? Allora, ovviamente la base, perdonatemi se non ve l'ho detto, ma la base l'ho già fatta perché ovviamente un fondotinta, cioè non è che potevo non mettere il fondotinta e usare un rossetto liquido. Quindi vabbè, la base è stata tranquillamente fatta con un fondotinta. Poi vado ad intensificare un po' qua l'angolo esterno. C'è molto da ridere, come dice mio figlio. Con un pennello a penna vado solo a sfumarlo verso. E perdonatemi, ma sapete che quando mi trucco io non parlo. Non vado a portare questo colore sotto nella rima perché non vorrei fare. Poi prendo questo pennello da sfumatura di Mulac compatto e vado un po' a sfumare. Mi piace molto, mi è piaciuta molto questa idea di fare questo video challenge con Ingrid del canale Crazy Makeup. Quindi speriamo che non vedo l'ora che risponda alla mia challenge. Noi siamo amiche, come avete potuto, chi ci conosce, chi segue me, chi segue lei, come avete capito, noi siamo amiche, quindi mi sembrava doveroso taggare lei. Come lei taggerà a sua volta altri canali di make-up. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Visto che li uso poco, almeno servono qualcosa. Ne ho talmente tanti ragazzi di rossetti, di robe varie, che veramente li uso pochissimo. Non riesco a usarli tutti. Perlomeno facendo un video del genere, uso un rossetto liquido. Poi
Poi comunque questi rossetti liquidi, essendo che appunto sono liquidi, almeno vanno a fissarsi e non andranno in giro per il viso. Ok, ombretto applicato. Andiamo ora a mettere il blush. Dio santo. C'è molto da ridere, come dice mio figlio. Prendo un pennello da fondotinta. Heidi. Le caprette ti fanno ciao. Dio santo, no, no, dai, sfumandolo. Mamma mia, mi sono spaventata per un attimo. È veramente carina questa idea, ragazze, ragazze. Comunque, allora, applicato il blush, dai, per fortuna abbiamo raddrizzato il tutto. Andiamo a mettere il rossetto. È sempre lui. Come cambia però sulle labbra, sugli occhi, eh? Oh, qua mi sono sporcata, però adesso col mio solito trucchetto vado a sistemare il tutto, perché comunque vabbè, è sempre un make-up, eh? Quindi vabbè, l'idea era di appunto utilizzare il rossetto come ombretto, come blush e come rossetto, appunto, utilizzare un rossetto per fare tutto un make-up. Ovviamente non posso andare a coprire le occhiaie con un rossetto, almeno con un rossetto del colore che ho scelto, e poi non si può vabbè, metteremo un mascara. Vabbè, le sopracciglia anche, cioè non è che potevo lasciare le sopracciglia senza colore, ecco. Ok. Adesso andremo a mettere un po' di mascara. Vado a prendere questo di Essence. Tra le altre cose, anche un make-up abbastanza veloce, eh? Mi ricorda, sapete che cosa? L'ombretto di Huda che ho sempre odiato. Quello liquido. Ma il rossetto, vi dirò, si sfuma decisamente meglio di quell'ombretto, per quanto mi riguarda, eh? Quindi, cara Ingrid, ti concedo il fondotinta, ti concedo un mascara e stop, al di fuori di tutto il resto. Quindi, ragazze, questo è il make-up, tra altre cose molto veloce, fatto con il rossetto di Clio Makeup. Questa è nella colorazione Move on Me. E a me piace tantissimo, vabbè, ovviamente questo è un gioco, quindi però se vogliamo mettere un eyeliner, sicuramente con un eyeliner cambia faccia, eh? Cambia faccia questo make-up, però
visto che era concentrato su appunto una sfida, quindi ombretto, blush e rossetto dello stesso colore, dello stesso rossetto, quindi ci fermiamo qua così. Quindi, se vi è piaciuto questo video e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video. Lasciatemi giù sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto e se volete altri video di questo genere, non sul rossetto, ma cambieremo, vedremo cosa inventarci. Venite a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Vi mando un enorme bacione, Ingrid. Ti aspetto. Ciao!